Buongiorno a tutti, sono Eleonora e sono qua per presentarvi Stereomood, un servizio web che permette di trasformare il proprio mood in musica. Ve lo spiego con un esempio. John ha invitato per cena Mary e ha un sacco di cose a cui pensare: pulire l'appartamento, preparare una cenetta deliziosa, scegliere il look giusto e, cosa non poco importante, la musica per ricreare l'atmosfera. Ha solo pochissimo tempo per scegliere la musica. Ha a disposizione un'incasinatissima libreria di iTunes, milioni di brani su tutti i servizi presenti online, oppure un solo click su stereomood.com. Dovrebbe partire il video che mostra come, collegandosi all'home page del sito, basta scegliere uno tra i tantissimi tag in home page, in questo caso Candlelight Dinner, e partirà una playlist già pronta che accompagnerà e farà da colonna sonora alla serata romantica di John e Mary. C'è anche un po' d'audio, se si può un po' alzare. L'utente registrato sul sito ha a disposizione una propria dashboard in cui può selezionare le informazioni personali, visualizzare lo stato emozionale dei suoi ascolti della settimana, sbirciare fra i profili degli utenti con mood affine al suo, visualizzare tutti i brani presenti nella library che ha aggiunto durante l'ascolto, che possono essere riorganizzati in playlist personali, riarrangiate secondo i propri gusti, e shareate con gli amici e riprodotte tutte le volte che si vuole. L'utente su Stereomood è parte integrante della costruzione dei contenuti. Attraverso l'interazione con il sito può dimostrare l'apprezzamento dei brani facendo like, aggiungere i brani direttamente in library o in determinate playlist. La cosa importante è il tagging che l'utente fa, scegliendo dei tag da quelli esistenti, oppure può crearne di nuovi, contribuendo alla tassonomia musicale emozionale di Stereomood. Può comprare i brani preferiti su Amazon e iTunes, shareare il proprio stato emozionale sui principali social network e bannare, nel caso non gradisca un brano, quel brano all'interno della playlist che sta ascoltando. Come funziona? Stereomood è un aggregatore di link musicali che seleziona la musica da una lista di più di 100 blog di musica internazionale oppure attraverso l'upload diretto degli utenti o degli artisti stessi. Attraverso un algoritmo siamo in grado di analizzare il comportamento degli utenti a seconda dei tags che vengono associati, dei likes, degli ascolti, dei ban, e proponiamo ai nostri utenti più di 100 mood-based playlist che cambiano giornalmente in base ai tag che gli utenti associano alle canzoni e abbiamo a disposizione un database importante di dati relativi alla musica e al mood. Il vantaggio competitivo di Stereomood rispetto alle altre realtà di streaming di musica online, presenti online, è l'unicità del servizio, l'esperienza di ascolto che si ha, che non è legata alla classica tassonomia musicale per genere, artista e album, ma è focalizzata sulle emozioni. Questa nuova tassonomia ci permette di essere uno strumento di discovery e di promozione di artisti emergenti, perché su Stereomood non è importante il nome dell'artista, ma l'attinenza della musica che sto ascoltando rispetto al mood che ho scelto. Attraverso il word of mouth abbiamo una consistente community di utenti registrati e più di 1 milione di utenti unici worldwide. I nostri principali mercati sono quello statunitense, quello russo e quello canadese. Il target è misto, ma sono fiera del nostro target femminile che ha la maggioranza. Attraverso azioni di social media sui principali social network cerchiamo di comunicare il nostro concept con gli utenti, cercando di suggerire che cosa ascoltare in base, per esempio, a cosa ascoltare la mattina appena ci si sveglia o al lunedì per affrontare la settimana. Grazie a un gruppo che abbiamo creato su Flickr,
cambiamo lo sfondo del sito ogni settimana, scegliendo tra tutte le immagini che gli utenti ci mandano, cercando sempre di associare queste immagini a un mood, una sensazione o a una canzone specifica attinente all'immagine. Il team è composto dai tre founder, me, che mi occupo di tutta la grafica e comunicazione del sito, Maurizio, il nostro sviluppatore, Daniele, che si occupa della parte front-end, e da altri tre collaboratori che, da fan di Stereomood, sono diventati parte integrante del team. Giovanni si occupa della parte business, Daniele il nostro content strategist e Claudio Gallo, responsabile di tutta la parte musicale del rapporto con le etichette discografiche. Grazie a un investimento che abbiamo ricevuto pochi mesi fa da due fondi italiani, stiamo per rilanciare le nostre app Android e iPhone per portare l'esperienza di Stereomood sempre con noi. E stiamo lavorando al restyling del sito per migliorare l'esperienza emozionale e per diventare l'autorità nell'associazione della musica alle emozioni delle persone. Questo è Stereomood, il mio mood oggi è digital. Grazie mille.